E buongiorno, buongiornissimo, benvenuti in questo nuovo, benvenuti e benvenute in questo nuovo vlog. Oggi è venerdì 16 novembre e io comincio questo vlog all'ora di pranzo. Ho appena pranzato, ho mangiato un bel piattone di insalata con pomodori, tonno, feta. Poi ho mangiato dello stracchino e ora mi sto bevendo un caffè. Questa è una giornata un po' diversa dal solito, anche se in realtà era una delle comunissime giornate della settimana, ma ho deciso di saltare le prime 3 ore di lezione, che era l'ultima lezione di neurologia. È una materia da un credito, quindi abbiamo fatto 4 lezioni. Ho fatto le 3 precedenti, non ho capito nulla, o meglio, spieghiamoci, ho capito, ma non ho studiato, che è ben diverso, e non comincerò ora. È una di quelle materie che mi lascerò per gennaio, per dicembre, per quelle date lì delle vacanze di Natale. E è inutile mettermi lì con la testa su qualcosa che mi è complicato capire, insomma. Noi abbiamo dei blocchi da 3 ore, quindi mettiamo 13-16. Contate che la prima mezz'ora va persa tra che arrivano tutti, che arriva il professore, che accende il PC. Fa una pausa, la pausa meno di 20 minuti non dura. Questo ci lasciano tipo alle 3:30, 3:40. Quindi alla fine l'ora, cioè l'effettiva lezione dura 1:40, 1:50, e voi non ve ne rendete conto, ma perdete tutte queste ore. Quindi ho deciso di mangiare a casa e di andare solo al secondo blocco di lezioni, che sarà chirurgia toracica, che invece mi piace molto, e anche questo è un credito, però la sto studiando, quindi ha senso andare quando ho già studiato le cose pregresse. Ora quindi sono le 2. Credo, no, è 1:40. Io appunto ho mangiato, mi sto bevendo il mio caffè e ora mi sono rimessa sui libri. Io ho fatto un po' un mix di materie, cioè ho fatto poche cose, ma di più materie, quindi ho fatto chirurgia generale, toracica e un po' di medicina interna. Così tanto tempo invece che perderlo nel fare due cose in croce. Penso che mi concentrerò su farmacologia, che è appunto la materia per eccellenza. Dopo lezione andremo con i miei compagni a vedere il Ciocco Show di Bologna. Stasera penso che uscirò, però voglio farvi vedere una cosa che mi è arrivata stamattina e che vi giuro, cioè, adoro. Ho ordinato da AliExpress e se riesco vi metto qua sotto il link, se lo ritrovo, ma non vi assicuro nulla. Una cascata di luci, cioè l'effetto che io volevo ottenere era esattamente questo. Taran! Vi giuro, io lo so che sono montate malissimo, lo so, non sono capace di fare queste cose, però io ci provo e vi giuro che adoro. Cioè, è bellissima. E se non ve lo trovo, dovete semplicemente cercare. Io ho cercato tipo light, waterfall, oppure anche cascata di luci. Insomma, ho cercato così. Sono impazzita prima di trovare un venditore, secondo me, che fosse affidabile, che non fossero lucine che domani si rompono. Però, insomma, le ho pagate molto poco, perché le ho pagate 5 euro, mi sa, 6 euro, e in negozio le trovate a 20, 30, 40 euro, robe assurde. Basta, adesso mi metto a studiare. Ho terminato di studiare
e ho deciso di farvi una ripresina ora, perché sto portando fuori Artù e sono le 3:20, quindi ho tipo 10 minuti, ma sono già pronta, mi sono messa le panda, dopo vi faccio vedere. Le scarpe sono queste e appena torno in casa vi faccio vedere la felpa, o forse si vede anche da qua. Comunque una felpa grigia, semplice con l'interno di pelo. Si vede? Sì. E mi sono vestita così, non mi sono ovviamente truccata e ho messo le lenti, queste occhiaie, sì, ci sono. Vabbè, tanto ora arriva il buio, quindi nessuno vedrà più la mia faccia. E la sciarpona perché fa un gran freddo e soprattutto devo rimanere fuori fino a stasera perché appunto vado al Choco Show, quindi poi alle 8 di sera girare fa freddissimo adesso, non so, ci saranno 10 gradi, 12 gradi, ora si può dire che stiamo arrivando verso l'inverno. Bene, è stato un momento bellissimo, sono arrivata in casa e ho visto che in realtà non era tardissimo, quindi rimango vestita ma vi parlo brevemente di una cosa che appunto mi hanno mandato, mi è stato offerto gentilmente dall'azienda My Jolly Candle, ve ne parlo ora perché stasera magari mi dimentico eccetera. Ho ricevuto un sacco di pacchetti in questi giorni, quindi preparatevi perché i prossimi video saranno tutti video con all'interno delle recensioni. Salvetta candela di My Jolly Candle con il gioiello. Ve l'ho mostrata ora perché ho voluto provarla, bruciarla e ottenere il gioiello, così per farvi vedere le cose per bene. Vi ho anche però fatto delle clip dove, come starete vedendo, estraggo il gioiello, la faccio bruciare, eccetera. La Jolly Candle è una candela con all'interno appunto un bracciale, anello o collana che sono in argento e cristalli di Swarovski e potete anche vedere sul loro sito quanto vale effettivamente il vostro gioiello. Ad esempio, questo che ho al dito in questo momento l'ho ricevuto sempre da loro in un'altra candela, ma sempre da loro, era quella al cocco. Invece qua, che come vedete l'ho già bruciata per metà perché è buonissima, è allo zucchero filato, super natalizia. Ho trovato questo anello che appunto vi starò facendo vedere ora in una clip un po' più dettagliata. E nulla, quindi io ringrazio ulteriormente la My Jolly Candle per avermi offerto questo prodotto e Octoly ovviamente perché senza quella piattaforma nessuno di noi avrebbe questi prodotti. Tutto dedicata, fatto sta che comunque sarebbe sempre buona norma aprire le finestre, cioè mai bruciarle chiudendovi dentro alla camera perché non fa bene a voi e soprattutto vi potrebbe scatenare mal di testa, oltre che reazioni molto più gravi che sappiamo le candele di cosa sono fatte. Quindi, detto da una. Prima che mi si spegnesse per la batteria scarica, stavo dicendo che detto da una matta di candele, occhio, cioè fate molta attenzione a questi prodotti. Usateli con discrezione e appunto, sempre aleggiando all'ambiente in cui state. Detto ciò, sono le 3:30 ora finalmente e quindi io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo stasera. Le clip le girerò col telefono perché la batteria è scarica. Eccomi ragazzi, sono tornata, aspettate che accendo la lucina, che non si vede nulla. Ok, ora si vede qualcosa. Sono in questo angolino di camera perché la batteria non mi si è caricata. L'avevo attaccata ma non bene, quindi in pratica per tutt'oggi non si è caricato nulla. Ottimo, per fortuna che non mi serviva per fare delle cose importanti. Comunque sono stata al Choco Show, non ho girato del video perché mi sono dimenticata, sono una cattiva persona, lo so, però. Vabbè. Però niente, ho mangiato delle fragole col cioccolato, sono venuta a casa, ho cenato con un po' di carne e un po' di frutta. Sì, io sono esattamente così ancora da oggi, esattamente ancora uno scheletro. Mi metto ad editare un po' di vlog dell'altro giorno, così magari domani ve lo carico. E poi più tardi direi di uscire, anzi senza direi, uscirò. Sono ancora le 9:30, quindi è ancora parecchio prestino. E basta, questo è tutto.
Ragazze, perdonatemi, ma ieri sera alla fine sono tornata tardi tardi e quindi diciamo che alle 3 di notte non avevo tanta voglia di mettermi a registrare la chiusura del vlog, quindi coscientemente ho detto no, vabbè, la giro domattina. Quindi niente, in pratica oggi è la mattina dopo e mi sono già messa a studiare, quindi io chiudo qua questo vlog. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!